arrembaggio, è un arrembaggio, sì, è un arrembaggio. Cosa c'è? Vedremo che cosa hanno preparato i tifosi di Max Biaggi. Una bellissima scena, vediamo, eccolo qui, Max Biaggi, che sale sulla scialuppa dei corsari. Pirati dei Caraibi. E il pirata, il grande corsaro, a questo punto si è tolto il casco. Ah, la barca, ci dicono che si chiama Sì, Ines, ed tutto eccolo qua lì. davanti. Ah, sì. Il corsaro è pronto per sparare sulla sua quinta stella, o la sua quinta stella. E sì, si veste proprio da corsaro. Il corsaro Max è tornato. Sarà lui il pilota da battere il prossimo anno. Eccolo qui. È pronto. Gli striscioni sulle tribune, e naturalmente c'è l'invasione di pista. Poi sotto il podio sarà veramente un arrembaggio. Eccolo qui, il corsaro Max che sale sulla scialuppa Ines ed è pronto a sparare il suo colpo magico. È il quinto titolo di campione del mondo. C'è che è passato, Davvero guardava e ha detto: cos'è sti parte da straordinario. braccio? Sì. Eccolo qui, Max, orgoglio romano, e direi che è soprattutto un orgoglio tutto italiano per un pilota che ha dimostrato una carriera straordinaria. L'anno prossimo, alla bella età di 40 anni, gli toccherà difendere questo titolo. Gli toccherà difendere questo titolo, però lui, a mio avviso, rispetto a tutti gli altri piloti, parte molto avvantaggiato perché è uno dei pochi piloti che riconferma la posizione all'interno del proprio team. Ha una moto che conosce già da 2 anni, ci ha già vinto un mondiale, mentre Aslam, Andrea BMW, tutti gli altri piloti si spostano da una casa all'altra. A parte Ria, io credo che sia quello più pronto per ripartire alla grande. Ah, certamente, sarà dura.